Buonasera, per notizie d'Abruzzo siamo a Casoli in compagnia del sindaco Massimo Tiberini per fare un bilancio della stagione estiva. Ci sono stati moltissimi eventi a Casoli. Sindaco, ci può raccontare quali sono stati quelli che sono riusciti meglio o che l'hanno soddisfatta? Ma quest'anno la nostra stagione estiva è caratterizzata da una compartecipazione dei privati. Facciamo delle manifestazioni in diretta e delle manifestazioni indirette, veramente un'unione mai vista a Casoli di condivisione di eventi, ad iniziare dal custom party che è stato organizzato da un privato e è stata veramente una bellissima manifestazione che ha attirato tantissime persone a Casoli, con 3 giorni stupendi di musica, di moto, di attività varie. E così continuando con i ragazzi di Amicasoli, che hanno fatto una bellissima manifestazione con la Notte Bianca, una serata stupenda dentro al castello con DJ Coccoluto. Veramente delle manifestazioni molto intense. Poi c'è stata una rivisitazione del Festival d'Annunziano con la rassegna d'Annunziana, con delle caratterizzazioni, in questo caso con Luce Lab, l'associazione neocostituita, che ha fatto 2 bellissime serate il 22 di luglio e l'8 agosto all'insegna della novità sul Festival d'Annunziano. Veramente siamo una stagione estiva molto molto bella, che io voglio veramente caratterizzare per la condivisione delle forze per rendere Casoli sempre più bella e attrattiva. Sindaco, l'estate non è ancora finita, ci sono altre cose in programma? Senz'altro, adesso entriamo nel clou del Festival d'Annunziano e avremo 3 giornate molto belle all'interno del Castello Ducale di Casoli il 17, il 18 e il 19 agosto. Però volevo caratterizzare un'altra stupenda serata che abbiamo avuto sempre all'interno del Castello Ducale, che io ho voluto fortemente promuovere, come avevo detto anche in campagna elettorale, e è stata con il maestro Pietro D'Archi, una serata a dir poco stupenda ed emozionante che ci ha resi tutti partecipi di un'armonia musicale e visiva all'interno del castello. Mentre nelle 3 serate d'Annunziane veramente avremo degli ospiti di eccezione, ci sarà la scrittrice Pietrantonio, ci sarà Francesco Merlo, ci saranno veramente persone qualificate e importanti che renderanno il nostro castello sempre più appetibile e di una cultura molto intensa. La caratterizzazione di questo aiuto reciproco pubblico-privato ha visto quest'anno, già dalle giornate di FAE di primavera, della presenza di Palazzo Tiglio, una risorsa che a Casoli è veramente veramente importante. Un vero ringraziamento lo voglio dare alla dottoressa Antonella Allegrino, che ha voluto donare a Casoli un palazzo stupendo che è sotto gli occhi di tutti. Ci sono state 2 giornate molto molto belle, il 13 agosto e il 14 agosto, sulla terrazza di Palazzo Tilli, che hanno caratterizzato anche quest'estate qui a Casoli. Sindaco, sappiamo che la sua amministrazione guarda già al futuro, è impegnata a promuovere nuove iniziative. Ce n'è una in particolare che vuole sottolineare? Sì, certo, adesso stiamo lavorando alacremente al gemellaggio con Castel San Pietro Terme. Ci siamo già incontrati diverse volte in questi anni e quest'anno, come avevo anticipato, andremo proprio alla sottoscrizione del gemellaggio e saremo noi a settembre a sottoscrivere il gemellaggio a Castel San Pietro Terme, una cerimonia molto intensa, e poi saranno loro a stare con noi nelle nostre feste patronali, che sono il 7, 8 e 9 ottobre, e invito tutti già da ora a partecipare l'8 ottobre alla sfilata dei carri, la sfilata dei donativi che ci caratterizza a tutti. Bene, per notizie d'Abruzzo ringraziamo il sindaco di Casoli per questa importante testimonianza sull'estate. Grazie a voi.